Oggi ripariamo il bambinello. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. E sì, oggi ripariamo un vecchio Gesù bambino che appartiene alla mia famiglia da un paio di generazioni. È un Gesù bambino che 6 anni fa circa, forse 7, Enzo e una bouclée monellina hanno rotto giocando insieme per casa, con grande dispiacere di nonna Gina, che mi ha subito chiesto di ripararlo. Sapete, molte volte il tempo passa così veloce che sembra ieri che ti chiedano di riparare una cosa e invece passano 6 anni. E così oggi finalmente ho deciso di riparare quel Gesù bambino che tanto ho procrastinato nel tempo. Non c'è più bouclé, non c'è più nonna Gina e a maggior ragione quel Gesù bambino assume il ruolo di un ricordo dolcissimo e prezioso da voler tramandare. E allora mi metto qui velocemente sul piano da lavoro insieme a voi a riassemblare i pezzi di un mio recente passato. Avviso, disclaimer per i professionisti, essendo un oggetto mio e volendo fare in fretta e volendo fare un video che possa essere utile a gran parte delle persone a casa, non adopererò un metodo di restauro accademico, ma un metodo di restauro, diciamo così, casalingo che tutti possano fare su statuine di un pregio modesto. Per i restauri a regola d'arte, avviso, non è questo il video adatto, questo è semplicemente un modo per riparare le statuine del presepio che si rompono. Incollaggi semplici, stuccature facilissime, carteggiature non perfette e una tinteggiatura che possa ridare nuova vita al pezzo. E allora basta parlare, spostiamoci sul piano da lavoro che la stella cometa sta per arrivare. Oggi restauriamo il nostro Gesù bambino, un Gesù bambino antico che ho di famiglia, che mia mamma molti anni fa ha riposto in questo sacchettino pregandomi di restaurarlo e io ho lasciato passare veramente troppo tempo prima di farlo. Oggi è arrivato quel giorno e lo farò insieme a voi. Quindi ci occorrerà dello stucco bianco, stucco naturale che io ho fatto seguendo la ricetta che trovate qui sul canale, vi lascio il link in info box oppure la potrete trovare qui nel ricettario dell'arte, il mio libro su come fare gessi e stucchi di ogni tipo e tantissime altre ricette interessanti, ecco, per questi lavori. Poi ci occorrerà della carta abrasiva. Signore e signori, io non ho carta abrasiva in casa e quindi, siccome sono la maestra del riciclo, riuso, userò la parte sottile della limetta per le unghie, la numero 1 e la numero 2, per lisciare lo stucco dopo che l'avrò messo in posa. Sempre per il restauro un po' di super attack, qualunque colla a presa rapida, e poi mi occorrerà un pennello super morbido per spolverare. Taglia balza, spatolina, bisturi, acquerelli e pennello. Io per restaurare uso sempre Winsor & Newton, sono i miei preferiti. Poi voglio costruire una sorta di culletta per alloggiare questo Gesù bambino e allora userò i Saltig dell'IKEA, questi bastoncini che servono per profumare gli ambienti, con i quali farò proprio la culletta, quindi mi occorrerà il tagliabalza, di nuovo la colla e ci occorrerà anche della corda. E per tingerli userò o dell'attasso, che comunemente serve per tingere il legno, quindi un tingilegno qualsiasi, lo trovate in tutti i negozi, in tutte le ferramente, in tutti i brico, oppure un acrilico di un colore marrone che mi piaccia, molto molto diluito. Come prima cosa prendiamo il nostro Gesù bambino e tiriamolo fuori dalla sua busta. Come prima cosa, come vi dicevo, dobbiamo spolverarlo ben bene. Per adesso mi limito a questo, poi con una pezzetta umida, quando avrò attaccato tutti i pezzi, cercherò di sistemare meglio. Adesso devo capire l'ordine di reincollaggio dei pezzi. Guardate, prima penso che incollerò questo
poi questo, essendo il tallone appoggiato su questo punto. Voilà, e quindi qua i pezzetti ci sono tutti. C'è anche questo che adesso devo capire da dove arrivi. Il braccino, eccolo qua, e corre anche lungo il ferretto che sfrutterò assolutamente. E poi, ecco, incollerò anche questo pezzo. Come prima cosa devo incollare questo pezzettino che è rimasto attaccato e che non voglio si stacchi nella maniera più assoluta. Quindi prendo la mia colla. Nel frattempo assicuro anche questo pezzetto. Se non stessi facendo un lavoro personale e amatoriale, utilizzerei una colla bicomponente, ma siccome voglio fare un lavoro su cui possiate seguirmi anche voi, sto utilizzando un attaccatutto. Metto la colla su tutto il ferro e adagio. Per eliminare eventuali incollaggi sbagliati che state dando con l'attac, si usa l'acetone. Quindi per eliminare i residui di colla, per eliminare tutto quello che non deve stare dove magari lo abbiamo messo. In più vi ricordo sempre che la colla si mette sulla parte da attaccare e non sulla parte che riceve il pezzo. Caro Gesù bambino, per questo Natale ti voglio in gran forma. Eccola dove è saltato questo pezzo, ma guardate un po'. Mancano un bel po' di pezzettini, ma va bene così. Essendomi incollata le dita, ho preso il solvente per le unghie e mentre ce l'ho in mano, pulisco un po' Gesù bambino dallo sporco del tempo. Cerco di non spatinarlo. Guardate questa e guardate quest'altro. Devo evitare però la parte dorata che verrebbe via se passassi l'acetone. Non sto usando guanti perché per pulire sto usando questo, che è un solvente senza acetone. Ma se voi utilizzate dell'acetone o dei solventi con acetone, naturalmente usate i guanti e anche le pinzette. Guardate lo sporco che è venuto via. Ok, mi fermo perché, ripeto, non voglio spatinarlo. Un po' di tempo pittore lo voglio lasciare. I capelli sono intoccabili, un po' le manine. Adesso è giunto il momento di reintegrare le parti mancanti. L'ho intitolato restauro casalingo perché qui vado a reintegrare le parti mancanti, perché è una statuina che io devo esporre a casa mia, quindi non ci fa nulla nel reintegrare quello che ho tolto. Lo sto facendo tutto con cose di origine naturale, ma soprattutto sono tutte operazioni reversibili e che non mimetizzerò, ok? Ma se fosse stata una statuina da museo o di valore, non avrei integrato nulla. Se non avessi avuto una foto che testimoniava quello che era
il vero movimento degli arti e via discorrendo, avrei semplicemente consolidato lo status quo. E non farei nemmeno questi movimenti, ma lavorerei in piano. Questo lo sto facendo per fare vedere a voi quello che faccio. Lascio asciugare un po' e poi aggiungo altro. Nel frattempo sano ginocchia e caviglie. Ok, ho chiuso in maniera super abbondante le lacune. Sono stata veramente sovrabbondante nelle stuccature. Continuo ad esserlo anche con il piedino, proprio per andare poi solamente di finitura a togliere. Adesso lascio asciugare il mio Gesù bambino. Misuro un attimo la lunghezza del bambinello, 22 centimetri, perché 22 centimetri minimo deve essere la culletta. Oh, torniamo a schermo più grande, spostiamo il bambinello, seleziono un po' di bastoncini, quelli color legno, li coloro dello stesso colore, quindi prendo o dell'acrilico molto diluito o il mio tingilegno, un pennello e molto velocemente passo su tutto e do un colore unitario a tutto il mio legno. Ho colorato tutti i miei bastoncini, adesso li lascio asciugare. Sono tutti i bastoncini più o meno della stessa grandezza. Adesso abbiamo detto che il Gesù bambino era 22 centimetri. Taglierò a 23 centimetri e li metto da parte. Ne taglio 4 a 13 centimetri. Prendo dapprima questi, li unisco a X, così, facendoli incrociare a 6 centimetri. Metto un punto di colla a 6 centimetri. E metto ad asciugare. Adesso prendo due dei legnetti che ho tolto da quelli che ho tagliato in trasversale, mettiamo un legnetto che vada da una parte all'altra e faccio la stessa cosa alla stessa altezza anche con l'altra X. A questo punto prendiamo le nostre due X e con la colla, io adesso passo alla colla a caldo, voi potete continuare ad utilizzare l'attaccatutto, io purtroppo l'ho finito. Mettete una goccia di colla, prendete uno dei bastoncini che avevate tagliato prima e posizionatelo al centro, così. Poi prendiamo l'altro e mettiamolo qui dall'altra parte. Adesso si saranno creati due punti di appoggio in basso, uno da una parte e uno dall'altra. Bene, incolliamo anche queste parti, quindi qua sotto e dall'altra parte. Prendiamo adesso altre due stecche e mettiamone una qua e una qua. Servono altre due stecche, una qui e una qui. E adesso, ultimo, metto un bastoncino qui e della stessa lunghezza un bastoncino anche dall'altra parte.
Adesso prendo la corda, ne taglio dei pezzettini e simulo la legatura dei legni come se fosse fatta appunto manualmente con la corda. Mangiatoia finita. Secondo Gabriele è troppo stretta, ma noi ce lo faremo entrare. Prendo la raffia e la aggancio, sporco con un po' di colla a caldo, e la aggancio così sulla mangiatoia. Ok, mangiatoia finita, adesso sistemo tutto il piano da lavoro e torniamo ad occuparci di Gesù Bambino. Tolto il grosso, diciamo così, devo lavorare per forza con la carta abrasiva, quindi ne prendo un pezzettino, lo ripiego in quattro parti e piano piano vado a modellare tutte le parti di Gesù Bambino, quindi le dita, tutto quello che c'è da modellare. Ovviamente io sto usando 600 come grana. Naturalmente farò in modo di andare ad abbradere solo le parti con il gesso, certo non passo sulle parti originali, quindi orienterò la carta lavorando appunto con gli angolini, con i bordi, non farò un passaggio unico e andrò ad insistere solo ed esclusivamente dove voglio asportare il gesso in eccesso. Adesso pazientemente modello l'ultima manina, che dovrò fare quasi tutta a bisturi perché è proprio da ricostruire dito per dito. Per aiutarmi in alcuni punti più impervi utilizzo una fresa per la manicure, perché è abbastanza delicata ma nello stesso tempo posso andare anche molto di precisione. E quindi proseguo con la lavorazione della manina, che è l'ultimo pezzo da sistemare. Dopo aver stuccato, io do un'ulteriore sigillatura a tutte le stuccature con dello stucco liquido. La ricetta la trovate qui sul canale o sempre sul mio libro. Questo fa sì che le stuccature lisciate si fissino perfettamente e toglie quei possibili rigagnoli che rimangono tra la stuccatura e il pezzo dopo aver carteggiato, oppure eventuali buchini. Alla fine carteggio sempre di nuovo tutto dolcemente. Adesso con un pennello morbido, inumidito e subito asciugato, ripasso tutto con un po' d'acqua, poca, giusto per fissare le polveri che ancora non sono ben coese al supporto. Ok, lasciamo asciugare. Allora, se fosse un oggetto da esposizione o un oggetto estremamente di pregio, io procederei con gli acquerelli e poi i colori da
restauri, colori a vernice. Ma essendo un oggetto mio e solo mio, voglio riprenderlo con la gouache, che è una tempera forte che mi permetterà di raggiungere la tinta ma anche l'opacità del soggetto. Quindi vado a ricreare quello che è il mio colore. Parto da un terra di siena bruciata, una punta di rosso, una punta di ocra e del bianco. Forse dopo aggiungerò anche del verde, vediamo. Dovremmo essere arrivati a tono, proviamolo. E ora lascio asciugare, vediamo il tono che viene fuori. Tra l'altro è un colore che devo stare sempre ad aggiustare, perché questo piccolo Gesù bambino, essendo sporco, vecchio, non è uniforme in tutte le parti. E velatura su velatura arrivo a tono. Quindi, col primo passaggio la differenza si vedrà, ma sto dando semplicemente la copertura. Adesso che ho di nuovo il mio bambinello, direi che è proprio Natale. Devo sistemare ancora un po' le gambette e poi ve lo faccio vedere del tutto finito. Visto che bello il nostro Gesù bambino, nel frattempo ci ho preso la mano e ho fatto anche una bella mangiatoia. Mi piaceva l'idea di accogliere quel Gesù che di solito veniva appoggiato così nudo e crudo su un tavolino, su una sua mangiatoia che lo rendesse anche più stabile agli urti dei bambini, in modo che gli Enzo di oggi non possano arrecare gli stessi danni di Enzo di ieri. Insomma, speriamo abbia una vita adesso serena e tranquilla per molti molti anni, e che Enzo, una volta che sarà divenuto grande, possa portarlo a casa sua e ricordarlo sempre, agganciandolo a quel pomeriggio in cui la nonna lo rimproverò per avergli rotto il Gesù bambino insieme alla sua cagnolina Bouclé. Bene ragazzi, prima che mi salga il lacrimone che sto trattenendo in tutti i modi, vi ricordo che in libreria, parliamo di cose belle, vi aspetta il ricettario dell'arte. Qui troverete anche la ricetta dello stucco che ho usato per sistemare il Gesù bambino e la ricetta della gouache che ho usato per sistemare il Gesù bambino. Io ho usato quella industriale e infatti è stato difficile farla attecchire sul pezzo, vi dirò la verità, ma con quella che è contenuta qua dentro verrà tutto più semplice.
Peraltro, invece, vi do sempre appuntamento sulla mia pagina Facebook con i nuovi corsi di arte per te, il vecchio corso di disegno, naturalmente, poi il corso di tecniche pitture che ha aperto i battenti. Stiamo raccogliendo le iscrizioni. Se vuoi far parte del corso di tecniche pittoriche, scrivi sulla posta privata di Facebook di arte per te con la scritta tecniche pittoriche in evidenza e io vi ricontatterò per darvi tutte le info per partecipare, ma trovate il link qua sotto. Idem per il corso di disegno per bambini che non credo attiverò perché ha avuto pochissimo successo, ve lo dico senza ipocrisia, le richieste sono state veramente veramente molto poche, non abbastanza da attivare un corso, quindi vedremo, mi inventerò qualcosa per rendervi più contenti e poi vi ricordo sempre che sono attive le consulenze di arte per te. Se hai un qualcosa di tecnico relativo al mondo artistico da domandarmi, prenota una consulenza. Ti lascio qui giù il link del video in cui ti spiego come si esplica una consulenza e tutti i metodi per contattarmi. Bene, adesso basta parlare. Venitemi a trovare su tutti i social, Facebook, Instagram, naturalmente YouTube, cliccate sulla campanella che a Natale ci sta sempre bene per non perdere i futuri video, clicca su iscriviti se no, anzi dov'è qui, clicca su iscriviti se non è ancora, se non sei ancora iscritto e ci vediamo sempre qui per un prossimo video creativo. Da Ombretta ed arte per te è tutto, buona preparazione al Natale, ciao!